In un video precedente abbiamo esplorato Oscar Grind, un metodo per la roulette molto interessante che offre un'alternativa più solida per recuperare le perdite rispetto alla tradizionale martingala o ad altri sistemi esponenziali. Ma questo metodo potrebbe funzionare per il blackjack? In teoria dovremmo avere ancora maggiori probabilità di vincita con il blackjack, poiché non puntiamo su rosso o nero, che hanno ciascuno il 48% di probabilità di successo, ma seguendo la strategia di base del blackjack possiamo ridurre il vantaggio della casa a solo lo 0,5%. Quindi possiamo aspettarci di vincere di più? Scopriamolo insieme in questo video. Benvenuti in un nuovo video di Casino Italia. Io sono Federico e in questo canale condivido strategie, metodi, dimostrazioni ed informazioni sui vari giochi del casinò. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale, metti mi piace al video e attiva la campanella per non perderti nessuno dei nuovi contenuti. Puoi anche iscriverti al mio canale Telegram, che trovi nel link in descrizione del video, dove condivido contenuti extra che non arrivano mai su YouTube. Inoltre in descrizione trovi anche la lista di casinò certificati che consiglio. Prima di iniziare ricordo che il gioco d'azzardo è vietato ai minori e se sei minorenne ti chiedo di non guardare il video. Le strategie che utilizzo e spiego hanno l'obiettivo di migliorare l'esperienza di gioco, ma i giochi di casinò comportano vari rischi e nessuna strategia può garantire una vincita certa. Nei miei video capita di vedere delle vincite, ma esse non significano che le cose vadano sempre così, poiché nel casinò a volte si vince e a volte si perde, e il banco ha sempre un vantaggio. Questo video ha scopo informativo e dimostrativo. Il mio contenuto non vuole né promuovere né invitare nessuno a giocare. Se scegliete di giocare è importante farlo responsabilmente. Il gioco d'azzardo comporta rischi di perdita economica e può causare dipendenza. Per più informazioni ascolta la parte finale del video. Ok ragazzi, oggi andiamo ad applicare Oscar Grind al blackjack, combinandolo alla strategia fondamentale. Quindi uso la fondamentale per scegliere se fare carta o stare, mentre cambio la puntata seguendo Oscar Grind. Vediamo che succede. Se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di guardare bene il mio video su Oscar's Grind alla roulette, che trovi qui in alto a destra. Oggi non mi dilungo troppo sui dettagli di questo metodo. Do per scontato che hai già visto quel video. Inoltre, se vuoi approfondire meglio il sistema fondamentale al blackjack, trovi 1000 video che ho fatto nel canale a riguardo. Te ne metto uno in alto a destra di approfondimento. Ok, allora senza perdere troppo tempo iniziamo a giocare. Prima di tutto, come al solito, giocherò su un casinò della lista per evitare fregature. Per chi di voi ancora non conosce la lista la spiego brevemente. Online esistono molti casinò, ma molti non sono certificati, il che può comportare rischi come la perdita dei propri soldi o manipolazione dei giochi. Per evitare questi rischi è importante giocare solo su casinò online sicuri e certificati dallo Stato italiano. Ho creato una lista di questi casinò con una comparazione delle loro caratteristiche che potete trovare nel link in descrizione del video oppure nel primo commento. Ricordate di giocare responsabilmente e di consultare le informazioni legali prima di iniziare a giocare. Allora, partiamo? Eccoci qui ragazzi, ho messo un saldo di 200 euro. Super brevemente ripassiamo come funziona Oscar's Grind. È utilizzabile solo per puntate a parità, come rosso o nero nella roulette, oppure nel blackjack. Si inizia con una puntata base di una unità. L'obiettivo è ottenere un profitto netto di una unità per ciclo. Se si raggiunge questo profitto, si ricomincia con la puntata base. Quindi, se si vince al primo colpo, il ciclo è terminato. Se si perde, si mantiene la stessa puntata, tenendo conto di quante unità si è in negativo. Consiglio di usare un foglietto per tenere traccia del conteggio. Ogni volta che si vince si aumenta la puntata di una unità, finché non si recupera tutto e si raggiunge il profitto designato di una unità. Ok, vediamoli in azione sul blackjack. Io sono su un premium blackjack, un tipo di blackjack comune tra i vari casinò online certificati. Ripeto, se si vuole giocare è importante usare solo casinò certificati, altrimenti si rischia di finire in giocate truccate. Trovate la lista sempre in descrizione e nel primo commento. Userò per questa giocata 10 euro come unità base, quindi sono 10 euro anche il mio obiettivo di vincita per ogni ciclo. Si può ovviamente designare qualunque cifra come puntata base, sia essa 10 euro, 1 euro o 10 centesimi. Partiamo! Ora, noi qui seguiamo la strategia fondamentale, ovvero semplicemente seguiamo questo schema che ci dice cosa fare a seconda di che carte abbiamo noi e quali ha il mazziere. Potete scaricare questo schema sempre nel link in descrizione, è in fondo alla lista. Dunque, in questo caso, con 16 nostri e 10 del mazziere, bisogna fare carta. Con 18 stiamo. 16.
E abbiamo vinto! Lo schema ci dice sempre la soluzione statisticamente migliore da fare per ogni situazione, aumentando le nostre probabilità di vincita. Bene, visto che abbiamo vinto, abbiamo subito fatto i 10 euro di obiettivo, quindi abbiamo subito chiuso il nostro ciclo. Nulla da fare qui, si ricomincia un nuovo ciclo. Mentre sulla roulette si cambia colore ad ogni nuovo ciclo, qui non si cambia nulla, semplicemente si pescano nuove carte. Facciamolo! Con 13 e 5 del mazziere, lo schema ci dice di stare, perché il banco rischia di sballare. 16, 26, e infatti ha sballato. E vai, abbiamo vinto. Anche qui ciclo chiuso subito. Apriamone un altro. 12 con 7. Si fa carta. 21, 13, 21. Push. Ah, pareggio. Quindi è come se non fosse successo nulla. Semplicemente si rifà la puntata. 14. Con 14 contro 10 si fa carta. 21. Bello il 21. Hai vinto. E abbiamo vinto. Ok, quindi anche qui ciclo chiuso. Per adesso nulla di particolare da fare. Apriamo un nuovo ciclo. Non ci interessa l'assicurazione. Ok, attenzione qui. Con 11 nostri e asso del mazziere, lo schema ci dice di raddoppiare, ovvero si punta al doppio e si fa carta, poiché abbiamo alte probabilità di vincita. Allora, facciamolo. 21. Ottimo 21! 13. 21. No, pareggio. Peccato. Allora, come se non fosse successo nulla. 12, 12 contro 6. Stiamo. 16, 19. Ok, questa volta abbiamo perso, quindi entra in gioco Oscar's Grind. Invece di andare a raddoppiare come faremmo con la martingala, continuiamo a puntare la puntata base, 10 euro, ma teniamo il conto di dove siamo. In questo caso siamo a meno 1, contando che il nostro obiettivo è arrivare a più 1. Ricordate il foglietto che abbiamo visto nell'altro video? Ecco, riutilizziamolo per il blackjack. Giochiamo 10 euro, solita puntata. Assicurazione. Niente assicurazione e con 19 stiamo. 19. Push. Ah, abbiamo fatto push, quindi è come se non fosse successo nulla. Siamo ancora a meno 1. 13 contro 10. Facciamo carta. 18. Con 18 stiamo. 12. 21. Mannaggia, perso di nuovo. Ok, quindi siamo a meno 2 e continuiamo a giocare la puntata base. 5. Carta. 16. Con asso e 5 contro 4 facciamo carta. 14. Con 14 contro 4 stiamo. 12. 17. Azz, perso ancora. Quindi siamo scesi a conto meno 3. Avanti con la puntata base. 9. Con 9 si fa sempre carta. 20. E con 20 stiamo. 16. 20. Mannaggia, sto mazziere fortunato. Allora, siamo a meno 4. 12. Con 12 contro 7 si fa carta. 17. E con 17 stiamo. 11. 17. Push. Push, quindi è come se non fosse successo niente. Siamo sempre a meno 4. 15. Con asso e 4 contro 4 del mazziere, lo schema ci dice di raddoppiare addirittura. E noi lo facciamo. 19. 12. 19. No, push. Peccato, perché se vincevamo salivamo di 2 invece che di 1. È uno di quei vantaggi di fare 16. Oscar's Grind a blackjack invece che alla roulette. Peccato davvero. Con 16 contro 7 facciamo carta. 20. Con 20 ovviamente stiamo. 17. È vinto! Ok, quindi ora siamo tornati a meno 3. Inoltre, avendo vinto, Oscar's Grind ci dice che ogni volta che si vince, nella puntata dopo si aggiunge una unità. La nostra unità è di 10 euro, quindi ora punterò la mia puntata attuale, 10 euro, più una unità, ovvero altri 10, 20 euro in totale. 10 nostri contro 8 del mazziere. Questo è un altro di quei casi dove bisogna raddoppiare.
20. Un bel 20, vediamo che 14, succede. 24. Sbagliato. Bombazza! Bello, bello! Ecco, questo è un altro di quei momenti dove la strategia fondamentale del blackjack va a dare un vantaggio ad Oscar's Grind. Avendo raddoppiato la puntata, di fatto abbiamo guadagnato 40 euro di profitto, 4 unità. Quindi da meno 3 passiamo direttamente a più 1, ovvero il nostro obiettivo designato. Quindi se avessimo fatto la stessa giocata alla roulette non avremmo avuto questa possibilità di fare raddoppio nei casi in cui le carte sono più favorevoli. Dunque saremmo semplicemente saliti a meno 1 e avremmo dovuto giocare un'altra volta con 20 euro, rischiando magari di perdere prima di chiudere il ciclo. Invece sto giro, ciclo chiuso. Molto bene. Allora, si ricomincia. Nuovo ciclo con una unità base, 10 euro. Assicurazione. Bello il 20. 20. 14. 17. Ha vinto subito, 20. Ciclo chiuso. Apriamone un altro. 12. Con 12 nostri e 10 del mazziere si fa carta. 13. Con 13 pure. 22. No, sballato. Ok, 19. Siamo a meno 1 allora. Ripuntiamo la puntata base. 20. Un bel 20. 15. 20. E vinciamo. Sballato. Quindi torniamo a 0 e ci manca l'ultima giocata per arrivare a più 1. Vi ricordo che anche se ora avremmo dovuto aumentare la puntata di una unità, 15. Si aggiusta sempre la puntata per non rischiare di vincere più del risultato designato, il famoso più 1. Ok, con 11 nostri e 10 del mazziere bisognerebbe raddoppiare, ma come ho detto, con Oscar Grind non si punta mai una puntata che potrebbe, se vinta, portarci a fare un profitto più alto del nostro più 1. E visto che ci manca solo una unità da 10 euro per arrivare a sto più 1, noi non raddoppiamo, facciamo solo carta. E con 18 stiamo. 20. No, abbiamo perso! Ecco, il motivo per cui Oscar's Grind non ci vuole far puntare più di quello che ci serve è proprio per minimizzare i rischi, poiché ora, avendo perso, se avessi raddoppiato facendo l'ingordo, sarei sceso ora a meno 2, mentre scendiamo solo a meno 1, avendo seguito Oscar. Quindi siamo a meno 1 e ripuntiamo la nostra unità base. 18. Con 18 stiamo. 13. 24. Vinto! Bene, siamo tornati a 0. Ci manca il solito 1 per arrivare a più 1. 18. Il solito 18. Stiamo. 15. 21. Ah, mannaggia, perso. Siamo tornati a meno 1. 19. Con asso più 8 stiamo. 5. 25. E vinto! 28. Bene, però ora siamo ancora a 0. Oh, un bel blackjack! Bomba! Abbiamo fatto più 1, con un bel profittino extra. E con questo abbiamo chiuso il ciclo. Ok ragazzi, avete capito come funziona quindi? Di fatto, le meccaniche di Oscar's Grind al blackjack sono molto simili a quelle per roulette, con qualche piccola differenza. Secondo me sicuramente c'è del vantaggio ad abbinare la fondamentale con Oscar. Avete visto la sinergia che hanno assieme? Poiché si raddoppia quando si hanno buone mani e si ha comunque più controllo sul risultato finale, mentre con la roulette si è in balia della pallina. Come contro però è che il gioco è molto più lento, perché appunto la roulette è molto più immediata. Ovviamente che si usi su blackjack o sulla roulette, questo metodo non garantisce vincite, ha gli stessi identici rischi, specie nel lungo termine. Più si gioca, più si rischia di perdere tutto, ricordatevelo. Come sempre le vincite non sono garantite e i risultati possono variare. E voi cosa ne pensate di Oscar's Grind per blackjack? Fatemelo sapere nei commenti, cerco di rispondere a tutti. Ricordo che trovate in descrizione del video la lista dei siti certificati. Mi raccomando, se decidete di giocare è importante farlo solo su siti certificati dallo Stato italiano per garantire la sicurezza e l'affidabilità. Giocate sempre responsabilmente e ricordatevi dei rischi. Sono in arrivo un sacco di nuovi video su Roulette, Aviator, Blackjack, Crazy Time e molti altri giochi. Quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nessun nuovo video. Come sempre, ci tengo a fare un disclaimer importante. Vi ricordo che il gioco d'azzardo è vietato ai minori e può causare dipendenza. Nessun metodo di qualunque gioco del casino
uno, per quanto possa dare possibilità di vincita nel breve termine, ha una percentuale di vincita del 100%, quindi c'è sempre il rischio di perdere tutto il saldo, anche quello vinto in precedenza. I miei video non vogliono esortare nessuno al gioco, ma se desiderate giocare è sempre importante farlo con responsabilità e conoscere i propri limiti. Il mio consiglio è quindi quello di utilizzare una somma di denaro che ci si può permettere di perdere, considerandola già per persa dall'inizio. Se si vince è una piacevole sorpresa. Il gioco d'azzardo non è un lavoro, è un gioco ed un passatempo, quindi mi raccomando, consideratelo sempre come tale. E quando il divertimento finisce, meglio smettere. Sto preparando un sacco di nuovi video, quindi restate pronti per tanti contenuti. Un caro saluto e a prestissimo, dal vostro Federico.